se intervengo. Gli stessi immigrati, come dire, pubblicamente no, vengono fatte le manifestazioni contro, però poi quando c'è, come dire, da mangiare sull'accoglienza, come diceva Sandro, allora vanno bene. Questo è un paradosso assurdo. Sì, è una cosa avvilente, è così, è esattamente come dici tu. Si può dire anche in maniera più schietta, cioè fanno comodo questi poveri cristi, immigrati o rom che siano, perché se non vengono sistemati, se non vengono integrati, cioè se non diventano normali come siamo un po' tutti, beh, continuano a rappresentare un problema e quindi su questo problema si concentrano finanziamenti, perché c'è l'emergenza dell'acqua, e questi finanziamenti poi vanno a finire a quelle associazioni, quelle cooperative che appunto gestiscono la famosa emergenza. Fino a qualche anno fa, io questo ve lo dico anche sulla base di esperienze dirette, erano soltanto soggetti, diciamo, che provenivano dal mondo cattolico, arciconfraternite, la Caritas che gestiva questi problemi. Col passare degli anni anche soggetti di sinistra, appunto cooperative, hanno capito che intorno a questa vicenda c'era la possibilità di avere finanziamenti. Ora poi questi finanziamenti, insomma, diciamo anche le cose fino in fondo, non è che andavano a finire nelle tasche di quello o di quell'altro, ma servivano appunto a ungere una macchina più grande e a mantenere anche posti di lavoro, insomma. La cooperativa 29 giugno, che è una di quelle colpite da questi provvedimenti giudiziari, beh, ha quasi 2000 dipendenti, tra soci e dipendenti. Ora, 2000 dipendenti, com'è che gli puoi assicurare lo stipendio se non attraverso finanziamenti pubblici? No, non è una struttura produttiva, appunto, una struttura di servizio. Con questo alibi, cioè col fatto che uno deve garantire comunque queste persone che ha intorno, appunto, per farle lavorare, allora, diciamo, si è pronti a tutti anche a fare questi patti scellerati con l'estrema destra. Insomma, è una brutta situazione, davvero brutta, davvero.